creduto, dica la verità, che poteva riprendere. Sì, intanto credo che abbiamo preso due gol abbastanza ingenui e questo abbiamo avuto per fino allora un predominio territoriale, non tanto sul possesso palla quanto sulla pressione. Eravamo riusciti a far giocare poco il Pescara e a creare sul pressing qualche occasione importante da rete. E purtroppo non concretizzate le nostre occasioni da rete, il Pescara su questo rinvio dal portiere ci siamo un po' così fatti sorprendere e niente. E da lì il primo gol, poi l'avevamo ripresa e anche il secondo gol abbiamo preso una ripartenza su una pulsione laterale, ma eravamo anche in superiorità numerica. Quindi niente, però sono molto amareggiato perché credo che abbiamo fatto una buona gara. Poi logicamente nel finale ci siamo sbilanciati molto e abbiamo concesso qualcosa al Pescara in termini di occasioni rete, però credo che il Grosseto oggi non abbia sfigurato e non meriti questa classifica. Ce la siamo giocata su tutti i campi e venendo a giocare anche qui a Pescara e in questo modo con molto coraggio e giocando contro una squadra che indipendentemente dalla piazza, dal blasone, poi comunque ha calciatori veramente importanti dal punto di vista tecnico, tattico, giocatori importanti per questa categoria, credo che abbiamo fatto una buona gara. Poi comunque, come sappiamo, alla fine se hai fatto una buona gara o cattiva gara dipende dal risultato nel mondo del calcio, quindi non abbiamo raccolto niente, quindi torniamo con molto rammarico a Grosseto. Il Grosseto, però insomma la partita di oggi è una partita che deve dare la consapevolezza di poter. Ma guardi, purtroppo questo è il mio grande rammarico, il nostro grande rammarico, perché questa domanda l'abbiamo sentita su quasi tutti i campi e noi vincevamo 3-1 a Cesena, 3-2 scusate, al 93esimo abbiamo preso un gol da centrocampo e quindi le prestazioni vengono macchiate per errori di gioventù, se così si vuol dire, qualche piccola disattenzione, e giochiamo contro squadre comunque Modena, Reggiana, Cesena, Pescara e Entella sono dal punto di vista tecnico squadre molto forti, hanno i rossi giocatori importanti. Noi abbiamo battuto l'Entella, abbiamo pareggiato a Cesena, abbiamo fatto una buona gara qui, ma questo non è sufficiente per. Non è che questa poi ci dà il bonus per la prossima partita. La prossima partita dobbiamo fare una partita dove magari incontreremo una squadra più rognosa, più cattiva, che giocherà un calcio diverso e magari noi pure possiamo adeguarci a quel tipo di gioco e quindi non dobbiamo fare il risultato. Però certo c'è rammarico perché abbiamo buttato tantissimi punti per strada per episodi così come quelli che avete visto oggi. La cosa più strana è che fisicamente comunque ci siete. Sì. È una squadra che è in salute, poi credo che voi avete visto tutti la partita, abbiamo creato 8-9 occasioni da rete pulite, e due pali, uno nel primo tempo, uno nel secondo, due salvataggi sulla linea, quindi qualche scelta sbagliata magari negli ultimi metri, però va così, che possiamo fare? Non molliamo assolutamente. A questo punto sì, facciamo la corsa sul Limolese, noi giochiamo Lucchese giovedì e andiamo il 23 ad Olbia. Vabbè, ma questo lascia il tempo che trova, bisogna soltanto fare 6 punti e poi vediamo quello. Sì, ma indipendentemente da questo bisogna fare 6 punti e non guardare le altre, adesso pensiamo a giovedì, ma mi dispiace non aver fatto il risultato qui. Adesso vi auguro una buona Pasqua e in bocca al lupo per i playoff.